Ehi là, 3D Artist, bentornati e buon 2023! Allora, tempo fa io feci un video sull'uscita dei nuovi Megascan Trees e se ricordate purtroppo questi non erano ancora compatibili con la versione 5 di Unreal. Come abbiamo visto però nello scorso video sull'uscita di Unreal 5.1 ci sono stati degli aggiornamenti per quanto riguarda Nanite, che adesso è possibile attivare anche su geometrie con materiali traslucenti come anche ad esempio appunto le foglie di alberi e piante. E tra l'altro poi adesso, oltre agli European Black Alder che abbiamo già visto, sono stati aggiunti al progetto Megascan Trees anche gli European Norbim, e anche questi completamente gratuiti e scaricabili dal marketplace della Epic. Che poi in realtà i Megascan Trees prima non erano compatibili con la 5.0, mentre adesso, come possiamo notare, possono essere usati anche in questa versione. Badate bene però che ovviamente non sarà possibile utilizzare Nanite su questi modelli, a differenza della versione successiva, ossia la 5.1. Una volta quindi ottenuti i pacchetti, basterà andare nella biblioteca e potremo trovare gli alberi della Quixel all'interno della sezione Vault. Da qui adesso, cliccando su Aggiungi al progetto, possiamo appunto aggiungere questi modelli a qualsiasi progetto di Unreal a cui stiamo lavorando. Ok, adesso che siamo su Unreal Engine 5.1 con il progetto dove abbiamo importato il pacchetto o i pacchetti Megascan Trees della Quixel, per accedere ai modelli bisogna andare nel Content Browser dove abbiamo tutte le cartelle del nostro progetto. Da qui basterà andare in All, poi Content, Black Other e infine in Geometry troveremo le cartelle Pivot Painter e Simple Wind con tutti i modelli degli alberi relativi al progetto Megascan Trees della Quixel. Per poter andare ad aggiungere un singolo albero basta semplicemente trascinarlo dal Content Browser all'interno della scena. E se noi adesso andiamo a vederne le proprietà facendo doppio clic sul modello all'interno del Content Browser, come possiamo notare è attiva l'opzione Enable Nanite Support. Una volta posizionati quindi i miei alberi, per vedere se Nanite è effettivamente attivo posso andare nel menu View Mode qui in alto a sinistra, andare in Nanite Visualization e attivare Triangles. E come possiamo vedere Nanite è attivo e compatibile con tutti i modelli della libreria Megascan Trees e con il suo aiuto ci sarà finalmente possibile creare boschi, foreste, mondi pieni di vegetazione senza aver la rottura di dover preparare le LOD per ogni dannata pianta, facendo sì che anche la qualità della nostra scena rimanga sempre alta senza che il nostro PC si impalli. E niente, direi che possiamo terminare qui questo breve video dove abbiamo visto come l'aggiornamento sul foliage di Nanite sia stato finalmente reso compatibile anche col progetto della Quixel Megascan Trees. Io spero come al solito che il video vi sia piaciuto ma che soprattutto vi sia stato utile, invitandovi quindi a mettere un like ed iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ci vediamo alla prossima, buon 3D e buon 2023!